Buongiorno, facciamo una previsione per la Versilia 2021, estate 2021. Sarà un'estate eccezionale, positiva, in termini di PIL prodotto direi almeno il 10% in più del 2020, che non è stata una stagione negativa, è stata una stagione buona. Quindi più del 2019 prima della pandemia. Avremo dei risultati importantissimi, grazie anche alle misure del governo Draghi, grazie soprattutto alla sconfitta ormai speriamo prossima e totale della pandemia. Avremo sicuramente un'attrattività come zona baciata da Dio, perché la Versilia ha le caratteristiche che sappiamo: mare, lago, collina, montagna. Verde, tutto quello che di positivo abbiamo quest'anno sarà a disposizione dei turisti sia della regione toscana, sia italiani, sia anche stranieri. Quindi sarà un successo incredibile. In questi giorni i ristoranti ormai apparecchiano anche per terra, apparecchiano sui tetti perché non c'è posto per tutti coloro che hanno prenotato. Questo naturalmente viene dopo una situazione di difficoltà, però certamente sarà il giusto premio a chi non si è arreso, a chi ha deciso di lottare e di andare avanti. I risultati attesi sono molto positivi e li troveremo sicuramente a consuntivo quando a settembre o sperabilmente a ottobre, speriamo che la stagione ci aiuti, dico dal punto di vista meteorologico, e se arrivi anche a ottobre compreso, avremo un più 10%, una situazione quindi di floridità relativa dell'economia complessiva, di aumento dell'occupazione. Su questo facciamo una parentesi: chi vuole lavorare il lavoro lo trova, chi non vuole lavorare perché ha altre necessità, e altre forme di assistenza non lo trova. Quindi noi siamo su tutti i giornali, la Versilia è su tutti i giornali, su tutte le televisioni. Il lavoro, chi lo cerca, lo trova. Chi non lo trova è perché non lo cerca. Ok? Perché qui la situazione è in questi termini. Quindi tutto sommato ci sono positività diffuse che devono solo tener conto di una cosa, che il 2021 sarà un anno d'oro. Ma perché il 2022 e il 2023 siano altrettanti positivi per l'economia della zona, bisogna che gli operatori si rimbocchino le maniche, lavorino, incassino, come è giusto, però producano anche gli investimenti necessari di qui alla prossima stagione per consolidare le positività, per aumentare la ricettività dei locali, per migliorare la qualità dei servizi, per fare sì che la Versilia sia ancora più bella e accogliente e quindi conservi questa vocazione, questa attrattività importante che fa della nostra zona una zona baciata da Dio.